Oggi ci troviamo ad affrontare una situazione fortunatamente molto rara, ma potenzialmente molto pericolosa. Simuliamo un caso di instabilità con conseguente perdita d'aderenza dei pneumatici posteriori, mentre la macchina percorre un tratto rettilineo. Questo può succedere a causa di un brusco cambio di corsia o di un evitamento ostacolo in velocità. Questa situazione viene riprodotta attraverso l'uso di un piatto metallico inserito nella pavimentazione a filo asfalto, che al passaggio del veicolo si sposta lateralmente, innescando un testacoda. Obiettivo dell'esercizio è quello di percepire per tempo l'insorgere della sbandata, in modo da poter intervenire rapidamente senza perdere l'orientamento, con manovre brevi, semplici ma precise, che ci consentiranno di mantenere il controllo della vettura. Ricapitolando, non appena percepiamo la perdita d'aderenza dei pneumatici posteriori, premiamo il pedale della frizione controsterzando, riallineiamo il volante, eventualmente controsterzando dall'altra parte, il tutto fino a che non siamo sicuri di aver ripreso totalmente il controllo del veicolo. Durante tutte queste manovre, tenere lo sguardo nella direzione in cui si vuole andare aiuta l'orientamento. Il sistema elettronico di stabilità, conosciuto con sigle diverse in base alle case che lo utilizzano, aiuta a mantenere il controllo del veicolo nei rapidi cambi di direzione dovuti magari allo scarto improvviso di un ostacolo sulla corsia. Concettualmente il funzionamento è molto semplice. Nel momento stesso in cui il sistema rileva un'incongruenza tra la traiettoria impostata dal conducente e quella rilevata dai sensori, agisce direttamente sulla mandata del carburante o sui freni delle singole ruote, aiutando così il veicolo a riprendere la linea precedentemente impostata. È d'obbligo ricordare che il sistema non si sostituisce al conducente, che rimane il principale responsabile della sicurezza del veicolo.